Ben arrivati a questa terza giornata di Malniso Science Festival, terza edizione. Grazie a Matteo Ruffoni per essere con noi. È il suo primo intervento, il primo intervento della giornata. E Wiking, apprendere facendo. Matteo Ruffoni è insegnante di matematica, scienza e informatica. Dal 2016 utilizza e diffonde l'utilizzo delle wiki come strumento di apprendimento standard. Gli studenti partecipano alla produzione del proprio sapere pubblicando voci, lezioni e pagine su Wikidia, Wikiversità, Wikibooks e Wikivoyage. Apprendere collaborando alla costruzione di ambienti virtuali di apprendimento significativo. A lei la parola. Grazie. Beh, buongiorno a tutti intanto, buona domenica. E sono commosso dal fatto che la scienza richiami della gente la domenica mattina. Siamo abituati a vedere la gente andare in altri luoghi la domenica mattina, ma il fatto che uno scienziato, scusate se superbamente mi atteggio a scienziato, possa parlare davanti a delle altre persone la domenica mattina è una rivoluzione culturale in Italia, è stranissimo. Detto questo, se avete mai provato a fare la maestra in quarta, quinta elementare e date dei bambini una ricerca da fare, il giorno dopo vi arrivano 10 pagine di Wikipedia copiate e incollate. Allora tu dici, no caro bambino, tu hai copiato e incollato. Ma no prof, non si preoccupi, basta togliere l'H davanti al verbo essere e tutte le virgole e la maestra non si accorgerà mai che io ho copiato e incollato da Wikipedia. Dal 2007 mi sono posto questo problema per un po' di motivi. Dalla maglietta si capisce che c'è un fondo etico nella condivisione del sapere, il sapere di tutti, fatto da tutti e deve essere portato a tutti. Forse questa cosa ci potrebbe aiutare in un paese come ha fatto l'Italia. La seconda cosa è la difficoltà del sapere sapienziale che si insegna nella scuola italiana. Io insegno matematica e sono casualmente laureato in matematica, è stato proprio per sbaglio scelta perché aveva meno esami di fisica e di filosofia e quindi poi alla fine mi sono ritrovato a laurearmi. E però per esempio trovo sempre che l'insegnamento della matematica è molto esoterico, quindi complicato. Quindi cercavo una cosa che avesse un fondamento etico, che fosse una cosa da provare e non da ascoltare e basta, e qualcosa su cui poter contribuire. Chiaramente Wikipedia. Conosco da prima un progetto che è Wikipedia in Simple English. È un progetto che risale al 2006, è un inglese semplificato, bisogna usare solo un numero determinato di parole, adesso non ricordo quante, c'erano anche degli esempi di pagine, e ho detto, ecco, questo qua è il Wikipedia che cerco, mi piacerebbe in italiano. Ho anche il B2 di inglese, ma non faccio CLI, la scuola, e in più ho copiato tutto, come ho detto al mio preside, per prendere la certificazione, perché copiare, ma copiare intelligentemente, è un buon modo di lavorare. E quindi in inglese non mi andava bene, volevo un progetto italiano. Purtroppo il progetto Wikipedia in Simple English è andato trasformandosi in un progetto mondiale per parlanti la seconda lingua inglese, insomma, e la World, la WMF, insomma, la Foundation che è a capo di Wikipedia, non ha mai creduto troppo nell'educazione dei ragazzini sotto i 15 anni, quindi non ha mai portato avanti in maniera decisa un progetto come quello. Fortunatamente tra tutti i progetti europei spunta nel 2015 trovo Wikidia, è un progetto di Wikipedia scritto in un linguaggio per bambini dagli 8 ai 13 anni, comincia dalla Francia, lo potete vedere dal fatto che in francese ci sono già 28.000 voci, in italiano siamo i secondi, ne abbiamo 6.705, quando l'ho conosciuto ne avevamo 2.000. In quel periodo, nello stesso periodo, incontro Valeria Framondino, una mia collega dell'Istituto Comprensivo di Isera Rovereto, Paolo Mauri, che è un mio amico fraterno, attivista a favore del software libero, della conoscenza condivisa, un linuxiano di ferro, e con loro comincio a lavorare dal 2015, non le abbiamo fatte tutte noi, 4.000 voci, però abbiamo coinvolto centinaia di studenti dalla quarta elementare, ancora nelle valli giudicarie, fino alla terza media. Siamo riusciti a far fare gli esami di terza media presentando le proprie pagine scritte su Wikidia e abbiamo reso possibile questa costruzione e condivisione del sapere dei ragazzi. Quindi non solo ragazzi che, come si dice tecnicamente, lurcano e copiano e incollano le pagine di Wikipedia, ma ragazzi che si mettono in gioco, certo, prendono una pagina di Wikipedia e la trasformano nella pagina di Wikidia. Però imparano nel frattempo, e
qui per esempio velocemente vi mostro questo piccolo video, ma è la testimonianza, non vi metto neanche l'audio, non mi serve, è la testimonianza di una mia studentessa che dice che gli è piaciuto molto lavorare su Wikidia, parla in italiano, inglese e francese, nella mia scuola non insegniamo francese e questa cosa mi è piaciuta molto perché lei l'ha detta in francese come omaggio al progetto Wikidia. E dove si arriva con Wikidia? Vabbè, lavoriamo su vari temi e poi arriviamo a delle pagine come Bronchi e Bronchioli, ok? Una pagina abbastanza semplice, però ragionevolmente corretta, insomma una pagina adeguata a uno studente che sta facendo le medie. Io quando parlo di scuola, ecco, forse devo fare anche questo inciso, quando parlo di scuola in generale io ho sempre in mente la scuola dalla quinta elementare alla terza media, che è la scuola dell'obbligo. In realtà la scuola dell'obbligo andrebbe avanti ancora un paio d'anni, però per vari motivi di riforme incompiute in Italia abbiamo quei due cicli lì ben definiti. Il biennio superiore, i ragazzi si dividono di già, è un po' un guaio. E quando parlo di sapere che secondo me sarebbe necessario per diventare buoni cittadini. Credo che tutti sappiamo che in Italia abbiamo il 40% di analfabetismo funzionale. E lasciamo perdere le conoscenze scientifiche da questo discorso, perché ovviamente lì ci perdiamo in percentuali omeopatiche. E io credo che il mio dovere di insegnante è quello di creare un minimo di conoscenze condivise nazionali, chiamiamole così, con quelle che chiamiamo competenze del cittadino minime. Okay? Se hai un'infezione, forse non devi bere acqua fresca perché quella non ti porta alla guarigione, a meno che tu non abbia un fisico particolarmente robusto. Ecco. Allora, dicevo, queste sono pagine semplici, chiare, un ragazzino impara a scrivere le cose un po' come vanno scritte, con un linguaggio adeguato, impara a citare la fonte, che per lui è il suo libro di testo. Per i bambini di quarta elementare è l'intervista al guardia caccia della zona che gli ha descritto gli alberi, alla guardia forestale che gli ha descritto gli alberi, però impara cos'è una fonte. Pensate a tutte le fake news che abbiamo in internet ultimamente. E i miei ragazzini almeno su questo possono sparare delle cretinate assurde quando vanno su Facebook, ma almeno citano la fonte, così sappiamo l'origine delle cretinate e ho qualche sospetto su questa cosa. Confrontatela per esempio con la pagina Bronco di Wikipedia, che è una pagina che per loro non è, diciamo così, adeguata allo studio, a meno di ritornare alla ricerca copiata e incollata che non si capisce, e lasciamo poi perdere la difficoltà nella gestione di tutte le fonti, che comunque un giorno impareranno a fare. Cioè, i miei ragazzini di 10 anni hanno capito che devono mettere le fonti, a 13 anni le fonti cominciano a diventare il libro di testo più magari un'altra cosa, spesso sono citazioni di video, ma va bene anche quello. E così piano piano di queste pagine ne abbiamo costruite migliaia. Vi farei notare oltretutto come è piuttosto semplice, ma credo che tutti lo sappiate, in una pagina di un qualsiasi wiki, e ringrazio oltretutto il titolo che è un po' sbagliato ma è un bel gioco di parole, perché viking è come trekking o training o tutte queste altre cose, viking è scrivere sulle wiki, non credo sia voluto, credo sia, non ci siamo capiti su Wikidia, Wikiversità, ma va benissimo viking. Io faccio spesso divaning a casa, che è una delle mie attività sportive preferite, e viking va bene. Volevo farvi notare come è possibile, per esempio, Gabriele Pellegrini, rivelo nome e cognome, ma non è così importante perché oramai è molto cresciuto, è quello che ha scritto per primo questa pagina. E io so persino quanti byte ha messo dentro la pagina, quanti caratteri ha scritti. Quindi anche da un punto di vista dell'apprendimento scolastico, che è una cosa che manda sempre in paranoia i miei colleghi, ma se copiano, ma se glieli correggono, ma è una cosa automatica, ma allora possono scrivere tutti e chissà chi ci ha scritto. Anche da questo punto di vista abbiamo un grande controllo su quello che loro fanno. Secondo me più che sui loro quaderni, perché i quaderni chissà chi li scrive qua più o meno, certo possono passare l'utente al fratello che fa il liceo scientifico che mi scrive la pagina meglio, però mi piacerebbe conoscerli tutti questi fratelli del liceo scientifico che si prestano a queste cose. In genere non lo fanno con i loro fratellini. Quindi io posso vedere un prodotto, una pagina scritta, una voce scritta, e posso vedere come questa voce scritta è stata fatta. E pensate a come bene si adatta una cosa di questo genere ad alcune conoscenze più obbligate. Ad esempio, faccio sempre lo stesso esempio, il minimo comune multiplo. Il minimo comune multiplo è una cosa che, per chi se lo ricorda,
possiamo anche fare una roba interattiva, tipo chi si ricorda cos'è il minimo comune multiplo? Mizzica, pensavo di essere davanti a una platea di scienziati. Va bene? Il minimo comune multiplo è una cosa che si impara in prima media. Okay? Se noi andassimo a vedere le pagine che vengono visitate su Wikipedia, il minimo comune multiplo quanto viene visitata, probabilmente troveremo che la percentuale di studenti di prima media che visita la pagina minimo comune multiplo su Wikipedia è alta, perché chiaramente gliel'hai spiegato, ma non ho capito bene, ma andiamo a vedere com'è. A me piace soprattutto fargli usare molto anche lo smartphone, cerco minimo comune multiplo, la prima pagina che viene Wikipedia, leggo su Wikipedia. Insomma, la pagina di minimo comune multiplo non è complicatissima su Wikipedia, però non è una pagina semplicissima da capire per un ragazzino di prima media. Giusto per capirci, prima media arrivano dalla quinta elementare, sono alti poco più del tavolo, io ce li ho tutti i giorni, ho presente la misura, magari a voi vi sfugge la misura. Abbiamo delle ragazze molto alte, ma i maschi in genere sono tutti alti così, non vengono su dal tavolo, quindi per loro questo minimo comune multiplo è molto complesso. Allora, il lavoro che fanno è aver riscritto la pagina minimo comune multiplo. Su Wikipedia oltretutto siamo un po' più liberi, nel senso su Wikipedia ci sono dei criteri enciclopedici piuttosto forti, bisogna fare attenzione a come si scrive, ad esempio non è che su Wikipedia si possono fare 100 esempi sul minimo comune multiplo. Su Wikipedia la cosa è più tollerata, essendo una piattaforma simile a Wikipedia, però con un indirizzo un po' più scolastico. Quindi puoi scrivere cos'è il minimo comune multiplo e metterci tanti esempi. Se sei bravo, le cose funzionano. Questa cosa permette una collaborazione. Io adoro, oltretutto, che loro lavorino in gruppo e mi piace molto che copino tra di loro cose intelligenti, perché da che mondo è mondo, io ho imparato sempre copiando da qualcuno, non ho mai imparato le cose da solo. Poi certo, mi sono laureato da solo, però avevo scopiazzato l'universo mondo di appunti. Sono riuscito a fare anche un esame all'università in cui ho sbagliato una cosa sulle stelle Cefeidi e il prof mi ha interrotto e gli ho detto no, ma è colpa di quella che mi ha passato gli appunti che ha scritto sbagliato. Lui ha riso, mi ha dato 30 lo stesso, quindi alla fine è andata bene. Però dicevo, il fatto che loro copino, scrivano, mettano esempi, collaborino tra loro, chiaramente non siete nella mia classe in questo momento, però è una cosa per me molto importante e quindi è un buon ambiente e lo possono fare a casa. E poi avanti, questa è l'enciclopedia, piano piano ci siamo allargati, vabbè ci sono dei portali su cui possiamo vedere un sacco di cose e siamo arrivati fino a toccare Wikiversità. Wikiversità, e qui oltretutto la forza che abbiamo avuto, e devo veramente ringraziare Valeria, Paolo e tutti gli altri, che tutti i ragazzi e anche qualcuno dei miei colleghi a scuola, ovviamente Maria Mongardi, Cristiana Grassi, altri colleghi che si sono un po' impegnati con me. In generale io sono quel nerd che ti aggiusta la stampante, che ti dice perché il tuo telefono non fa così, eccetera, eccetera, a scuola. E devo dire che per anni nella mia scuola le richieste che mi venivano era come faccio a prenotare le vacanze, nelle vacanze di Natale. Con le wiki i miei colleghi hanno cominciato a interessarsi delle wiki, che è una cosa stranissima, non l'avrei mai detto, ma qualche collega è arrivato e ha cominciato a chiedermi come si fa a scrivere, a darmi una mano a correggere i testi, a mettere in piedi dei progetti dentro le wiki, che è sorprendente. Tenete conto che da anni faccio coding, magari qualche insegnante c'è in platea, io faccio Scratch, lo seguo da quando è nato, quindi più o meno dal 2007, poi vedremo anche un pezzettino collegato a Scratch, però mi viene un dubbio, quando dico Scratch tutti sapete a cosa mi sto riferendo? Solo gli informatici. Scratch è un linguaggio di programmazione inventato dal MIT 10 anni fa, più o meno, forse qualche anno di più, che per me il Massachusetts Institute of Technology, che permette ai bambini di imparare a programmare il computer. È una cosa molto semplice, fatta a mo' di cartone animato, ecco, questo non gli rende ragione, ma vediamo se ce l'ho a disposizione. Vabbè, comunque credetemi sulla parola, dai, se no perdo il filo e mi precipito dentro. Eccolo qua, no. Si scrivono questi blocchetti di codice e si fa dei programmi per il computer. E viene usato, dalla scuola italiana, Scratch, così come la robotica, è stato assunto in massa, soprattutto alle scuole medie, più o meno da una decina d'anni scarsi, tutti cercano di lavorare con Scratch e si cerca di insegnare ai ragazzini a pensare alla programmazione in questo modo, perché si pensa che il pensiero computazionale sia un buon
modo di pensare per il problem solving. La cosa è vera, però è un po' una cosa di nicchia, quindi è un po' complicato far condividere. Ci stiamo arrivando piano piano. Comunque vi dicevo, ci siamo allargati, siamo arrivati a Wikiversità. Wikiversità comincia ad essere una piattaforma collegata più direttamente a Wikipedia, e quindi siamo nel mondo della Wikimedia Foundation, ed è importante perché nello stesso tempo noi insegnanti, io sono entrato nel board di Wikidia con gli amici francesi, facciamo delle fantastiche riunioni in inglese, che è l'inglese che parlo io, quindi non si capisce assolutamente niente, solo audio, e io parlo con il presidente di Wikidia France, che è una gran brava persona, si chiama Astier Mais come... con Mattias come nickname, ed è un francese balbuziente, quindi io parlo in inglese con un francese balbuziente e praticamente non ci capiamo mai, però siamo tutti e due contenti e siamo sicuri di che stiamo facendo più o meno le stesse cose. Dicevo, questa cosa era importante perché questa piccola associazione Wikidia, che ha comunque delle gemelle in Francia, in Olanda, Clexicon, Wikikids, avanti, si è rapportata con la Wikimedia Foundation e comincia a fare proposte alla Wikimedia Foundation. Io personalmente ho pensato che una delle prime cose da fare era portare i miei bambini a lavorare anche dentro dei progetti della Wikimedia Foundation. Non direttamente in Wikipedia, ma poi alla fine vi farò vedere che abbiamo un progetto anche per quello, ma non direttamente in Wikipedia, perché Wikipedia, nonostante quello che ne pensano molte persone, in realtà è molto controllata nelle pagine. Le pagine scientifiche, io posso parlare solo per matematica, che penso sia quella che conosco meglio, sono di un buonissimo livello le pagine di matematica. Diciamo che nelle pagine politiche, di cultura, lì ci sono delle guerre, fratricide, poi succedono anche dei bei disastri e non so. Però le pagine scientifiche sono fatte bene, quindi non me la sentivo di portare direttamente i miei ragazzini a contribuire a una pagina di Wikipedia. Il minimo comune mutuo di Wikipedia è meglio che lo scriva un adulto, insomma, ecco. Vero è che in alcune occasioni gruppi non scelti da noi, però su base volontaria dei miei studenti, hanno contribuito a qualche pagina di Wikipedia, soprattutto le pagine di geografia locale o di storia locale, dove si riesce a fare una ricerca più puntuale perché si è sul posto e si hanno informazioni, diciamo così, di prima mano. Però Wikiversità cosa fa? Wikiversità è potente perché era il posto dove i wikipediani mettevano le lezioni per l'università. Avevano predisposto anche gli spazi per le elementari e per le medie, ma chiaramente non se li filava nessuno. Siamo arrivati noi e abbiamo cominciato a scriverci dentro delle pagine, adesso vi apro scuola media, delle pagine nella scuola media, giusto per capirci. Vi prendo le pagine di matematica, che sono quelle, eccola qua. Contare con i numeri naturali è una pagina che in pratica vorrebbe sostituire il libro di matematica della prima media. Quindi io, il mio progetto è quello, piano piano, ne abbiamo già fatte un bel po' di pagine, mettere disponibili, libere, su Wikiversità, tutto il libro di matematica della prima media. Perché su Wikiversità questa? Perché ci sono un sacco di altri progetti che sono disponibili e sono ragionevolmente libere, per esempio nella zona un Veneto importante è Ubaldo Pernigo, che ha fatto un sito che si chiama UbiMath, che è, praticamente copre tutte le necessità di matematica di tutte le scuole fino alla terza media. Personalmente io vorrei portare qua, e ho collaborazioni con lui, viene citato come fonte, gli ho telefonato, insomma, però vorrei portarlo su Wikiversità perché trovo che Wikiversità è più affidabile da un punto di vista delle licenze, cioè se metto le cose su Wikiversità sono sicuro che resteranno lì, sono conservate, sono disponibili a tutti con le licenze corrette, licenze che hanno a che fare con la Creative Commons, quindi possono essere scambiate. Qualcuno conosce le licenze Creative Commons e capisce cosa sto dicendo? Pochi direi. Se avete presente i beni pubblici, io vengo dal... abito in Trentino, vengo dalla Valtellina, in montagna ci sono boschi che sono riservati a tutta la comunità e non diventano mai di proprietà privata. Intorno a Arco, vicino a Riva del Garda, abbiamo un'olivaia fantastica dove le persone possono gestire le piante ma non possono comprare il terreno. Ecco, quelli sono le Creative Commons che ci arrivano dalla storia, sono beni a disposizione di tutti. È possibile dentro la rete internet creare, così come il software libero, Linux, un sacco di cose, creare degli oggetti culturali
che sono disponibili per tutti. Bisogna sempre citare l'autore, però poi tutti se le possono scambiare. Le piattaforme come Wikipedia, Wikiversità, eccetera, eccetera, ci garantiscono questa cosa e, essendo, per me sarebbe un obbligo dei dipendenti pubblici pubblicare tutto quello che fanno durante il loro lavoro attraverso delle licenze di questo genere. Quindi, dicevo, scelgo Wikiversità, ci pubblichiamo dei pezzi di libro di matematica. In generale qua il lavoro è misto, insegnante-alunni, cioè è oltretutto degli alunni, sempre su base volontaria, in genere collaborano solo quelli un po' più volonterosi, con non sempre i più bravi, spesso sono anche persone che si sono appassionate alla modalità Wiki, che io trovo oltretutto fantastica perché si adatta a essere connessa a nodi come il link, che si, le ramificazioni neurali, insomma una cosa che cresce in questo modo. Dicevo, gli insegnanti di solito creano un canovaccio, un sommario, e poi piano piano i ragazzi aiutano a riempirlo. In ogni testo ho preso come ispirazione un libro che si chiama Contaci, che è un libro, è la traduzione italiana dei libri finlandesi. La Finlandia è un faro, insomma, per una modalità costruttiva di fare scuola. Quindi per me ogni paragrafo deve sempre avere un video, perché un bambino che ha difficoltà nella lettura non deve essere obbligato a passare attraverso la lettura. Guarda un video che almeno comincia a capire di cosa si parla, poi facendo un po' fatica può fare la lettura. Contiene dei link marcati con VK, che vuol dire che ci rimandano agli approfondimenti che abbiamo messo su Wikidia, e questo è stato un link che ci abbiamo messo un bel po' a farlo. Devono avere del testo abbastanza stringato e veloce, e subito degli esercizi per capire di cosa abbiamo parlato, e poi degli esercizi per imparare quello che abbiamo, dimostrare di aver imparato quello di cui si è parlato nel paragrafo prima, perché un conto è capire e un conto è imparare. E è interessante questa cosa. Da buon matematico, la differenza tra capire e imparare, sappiate che l'ho imparata intorno ai 45 anni, quindi ho vissuto 45 anni pensando che quando uno ha capito una cosa l'ha imparata. Non è così, e poi vabbè, non mi sono pentito, ho vissuto bene lo stesso, però insomma a un certo punto andavo a capire. E poi altri esercizi. Grazie a soldi trovati in Wikimedia Commons, grazie ai soldi trovati, grazie a Ilario Valdelli, Wikimedia Svizzera, abbiamo costruito poi, e Filippo Miserocchi, un programmatore di 19 anni, mi ha costruito questo strumento che trovo fantastico, che mi permette di prendere una pagina, qualsiasi pagina che esiste su qualsiasi wiki, e trasformarla in una mappa cognitiva automaticamente. Quindi la mia classe partecipa a costruire un paragrafo del libro di storia, e i miei studenti che sono in difficoltà di apprendimento se la studiano attraverso una mappa. Questa è una cosa che la scrittura digitale, io sono dispiaciuto perché poi dico delle cose cattive quando lavoro nel mio, faccio anche l'animatore digitale, questa figura fantastica che fa cantare delle canzoncine a tutti e cerca di portare il digitale alla scuola italiana. Quando le maestre, le mie amiche maestre, mi dicono ma tu esageri con tutti sti computer, loro devono ancora imparare a scrivere a mano perché la manualità fine poi modifica i circuiti del cervello, eccetera eccetera, io dico sì, è vero, il problema è che voi non gli insegnate mai a scrivere col computer, cioè voi gli insegnate a scrivere solo a mano, questo è il vero problema. Invece io vorrei metà e metà almeno, e la faccenda essenziale è: il computer non è una macchina a scrivere, io produco un testo, come vi ho fatto vedere, un testo che assomiglia, per quanto interattivo e tutto quello che volete, però assomiglia troppo a un libro, e vi assicuro che nelle mie classi di prima media leggere un libro si fa solo sotto tortura, se proprio se qualcuno ti sta obbligando, e però te lo recuperi in questa maniera qua. E qua devi, oltretutto, se metto in italiano, Firefox non offre una lettura pazzesca, bisogna usare Chrome, ma avremmo un lettore di, adesso magari qua lo sentite. Contametro di numeri naturali, scuola media, i numeri sono naturali, confronto e ordine, a contare si impara cantando,
ho un lettore delle parole. E sappiate che i ragazzini in difficoltà di lettura nella scuola ne abbiamo uno ogni 5 e uno ogni 4, quindi non è una percentuale trascurabile. E permettetemi di dire che quando diventano grandi, se noi li buttiamo via, perché con un po' di cattiveria vi dirò che la scuola italiana queste persone le ha buttate via storicamente, cioè noi abbiamo sempre buttato via quelli che non sanno leggere. Poi crescono e poi votano e ogni tanto questo lo vediamo. Quindi forse non è imparare a leggere il nostro, che loro imparino a leggere, forse imparino a informarsi. Comunque si può vedere una lettura fatta così, qua dentro ci sono esercizi, ci sono le cose in azzurro, sono delle immagini, le cose in rosa sono dei video. Un bambino può imparare, a me adulto questa cosa qua fa un po' fatica, ma li ho visti usarla loro e li vedete che la usano molto in fretta, esattamente come imparano a giocare a Fortnite, come dei missili, così imparano a usare questi strumenti molto in fretta. E così via. Allora, a Wikiversità abbiamo costruito queste lezioni fino al punto, per esempio, adesso arrivo con Scratch, abbiamo fatto un concorso ultimamente per le scuole superiori a Bolzano. Fabrizio Rocca purtroppo è un programmatore bolzanino morto a 24 anni in circostanze misteriose in Sardegna 3 anni fa, la mamma ha creato un fondo con il quale si fa un concorso e hanno avuto la fortuna sfortuna di chiamare me a dire che cosa possiamo fare a questi studenti. Io ho proposto di fare dei video tutorial per imparare a programmare con Scratch, ma a un livello abbastanza impegnato, cercando di adeguarli ai programmi della scuola media. Cosa è successo? Sono venuti, questo gruppo che ha vinto ed erano dei filoni, sono venuti e hanno costruito un tutorial praticamente per fare la genetica, l'incrocio dei piselli di Mendel. Sappiate che l'incrocio dei piselli di Mendel è la prova di scienze di tutte le terze medie di tutta Italia da 50 anni. Quindi se in Italia non sappiamo incrociare i piselli nell'orto, vuol dire che la scuola non funziona, perché tutti gli anni i bambini, quando vanno a fare la matematica, inventiamo 3 problemi. Scienze, che problema gli possiamo fare? Incrociare i piselli di Mendel. Io piuttosto li porterei nell'orto, però almeno l'abbiamo fatto con Scratch. Adesso con Scratch c'è questo strumento: se 2 piselli sono verdi viene verde, se uno giallo e uno verde viene giallo, se sono tutti e 2 gialli viene giallo. Caratteri recessivi e dominanti insegnati con un cartone animato. La cosa bella però non è tanto arrivare al cartone animato, certo, i livelli sono diversi ancora una volta. Ci saranno i bambini che sono in grado di leggersi tutto il tutorial, impareranno bene la genetica, costruiranno il giochino fatto con Scratch. Ci saranno i bambini che impareranno la genetica e magari non capiranno bene il tutorial, ci saranno quelli che semplicemente passeranno il pomeriggio a vedere come vengono i piselli gialli e verdi. Ma la cosa che a me interessava è che tutti i miei bambini a diversi livelli sono comunque tutti interessati a quell'argomento lì. Cosa che invece con strumenti analogici non avremmo mai ottenuto. E poi avanti, Wikiversità, fino ad arrivare alle cose più stupidine o divertenti, diciamo così. Wikibooks, allora, gli strumenti wiki permettono di creare wiki, il che vuol dire che non è proprio un libro. Un wiki è una cosa che si connette, come dicevo prima. Insomma, io non voglio fare il dotto perché poi in realtà non l'ho mai letto, però Tractatus Logicus Philosophicus di Wittgenstein è forse il primo libro di cui ho notizia che si può leggere come si vuole, da qualsiasi parte si comincia a leggerlo va sempre bene, più o meno è come i miei testi di matematica, io li ho sempre letti da qualsiasi parte e non ho mai capito niente, però mi andavano sempre bene. Il wiki permette appunto questa entrata a vari livelli e da varie parti. Ovunque io entro in un wiki, in qualche maniera comincio a studiare il libro del sapere, che si legge sempre da metà, tra parentesi. Wikibooks invece è un luogo dove si depositano libri manuali. Anche qua però la modalità è wiki. E allora, cosa facevano i miei? Una delle attività che va per la maggiore nella mia scuola, al mercoledì pomeriggio, è il laboratorio di cucina. Allora ho proposto di produrre un libro di cucina e anche qua l'abbiamo messo su Wikibooks. I ragazzi mettono
le ricette che fanno a scuola. Il progetto, a dirvi la verità, non è venuto benissimo, nel senso, viene benissimo perché i biscotti, è vero, si mangiano, viene benissimo perché le ricette poi vengono pubblicate, ma da loro io avrei voluto che poi ci fosse anche un articolo che pubblicavamo su un sito della scuola in cui raccontavano la ricetta, come avevano fatto la ricetta, quanto era stata divertente, stupida, eccetera eccetera. In realtà questa cosa non è venuta proprio benissimo, la terza parte, ma le prime due sì. E ancora Vicky Voyage, ad esempio. Vicky Voyage abbiamo, è qua che l'ho messo, no? Abbiamo costruito, Vicky Voyage è un altro progetto che fa parte della Wikimedia Foundation, e qua, questa è una quinta elementare, con una quinta elementare abbiamo costruito la guida turistica della Valle di Ledro, che è la valle in cui io insegno alla scuola media di Bezzecca. Questa quinta elementare ha scritto tutti i posti che è possibile visitare, come ci si deve arrivare, che cosa è bello fare, tutto quanto, oltretutto grazie a questi strumenti piuttosto carini che sono le mappe, dove è possibile inserire dei poi con una foto del luogo e poi cliccandoci sopra si viene trasportati alla pagina in cui viene descritto il posto. Okay? Questa è una modalità di creare un po' di augmented reality. Ci sono strumenti molto più potenti in internet per fare queste cose. Al momento, personalmente, è una mia ignoranza, non ho ancora trovato strumenti che mi garantiscano la stessa affidabilità da un punto di vista di permanenza nel tempo. Ci sono stati tanti strumenti che sono nati, le persone andavano lì a metterci le loro cose e poi sparivano dalla rete, oppure affidabilità da un punto di vista delle licenze. Capita spesso che tu contribuisci a un sito e questo sito si prende licenza, un po' come i video su YouTube, se non fate attenzione a scegliere la licenza giusta, la licenza del video diventa proprietà di Google. Io non vedo in Google tutto il male che molti miei colleghi vedono, però questa cosa di appropriarsi di un prodotto del mio ingegno mi dà un po' fastidio. Questa cosa la ritengo importante anche come garanzia nei confronti dei miei studenti. Se avessi conosciuto le licenze Creative Commons quando mi sono laureato, io mi sarei laureato con una laurea licenziata in Creative Commons, e col cacchio che il mio prof si prendeva i pezzettini originali della mia ricerca per fare la sua di pubblicazione, o perlomeno mi citava. Passiamo, abbiamo studiato tutti matematica, citiamo tutti Pitagora per il teorema di Pitagora, ma forse Pitagora non è nemmeno quello che l'ha inventato, eppure lì abbiamo un esempio di Creative Commons ante litteram. Bene, dove vogliamo arrivare? Beh, poi ci sono altri strumenti per controllare il lavoro dei ragazzi, insomma non sto qua a farvela lunga. Dove ci piacerebbe arrivare? Allora, ci piacerebbe arrivare, stiamo proponendolo alla comunità di Wikipedia, della quale ovviamente sono membro, a Wikimedia Italia, della quale ovviamente sono membro, a Wikidia, alla Wikimedia Foundation, ad avere una Wikipedia fatta così. Questa era Wikipedia basca. Ad aprile del 2019, insieme a Paolo, siamo andati a San Sebastian al convegno delle Wiki per bambini. La Wikipedia basca cos'ha? Ha la pagina di Wikipedia normale e, come vedete qua, vedete la manina, immagino, sì, ha una pagina che si chiama Cichipedia. Cichipedia vuole dire la Wikipedia per bambini, vuol dire bimbipedia, insomma, tutto sommato, e sarebbe la Wikipedia fatta per i bambini in basco. Questo cosa vuol dire? Che io, andiamo a prenderci un articolo, leggo l'articolo di Saturno sulla Wikipedia basca come deve essere la Wikipedia per conservare il sapere condiviso di tutti al massimo livello che possiamo, ma se sei un bambino puoi leggere la stessa pagina dentro Wikipedia, cioè la stessa pagina semplificata. Okay? Anche qui, per esempio, c'è tutto un ragionamento che stiamo facendo sul fatto che la fonte diventa la sola pagina di prima, eccetera, eccetera. Non, questo non vuole dire che queste pagine le scriveranno dei bambini. Questo vuol dire che queste pagine saranno scritte in un linguaggio e in una modalità comprensibile ai bambini. Per farlo pensiamo di utilizzare una cosa che è l'italiano controllato, perché anche noi abbiamo un italiano semplificato. E ho conosciuto un membro di Wikimedia dell'università, mi sembra di Siena se non sbaglio, Tavonis si chiama, Mirko Tavonis,
che si occupa appunto dell'italiano controllato, che sarebbe questo italiano un po' più semplice per bambini. Avremmo così delle pagine dove è facile avere la pagina per bambini. Noi la chiameremo, se va bene a tutti, lo proporremo al 15 di novembre a Roma alla conferenza della Wiki italiana, la chiameremo Minipedia, che ci sembra un bel nome per i bambini. Come vi facevo vedere per concludere questo piccolo esempio, questo per esempio è una pagina Wikipedia basca dove non c'è ancora la pagina semplificata e come vedete c'è un più con la TX in rosso che vuol dire scrivila tu la pagina semplificata. Non so se è tradizione qui, però io mi sono risparmiato 5 minuti 5 se avete da fare qualche domanda e se no vi ringrazio per l'attenzione che è stata fantastica, io avrei finito. Rispondo a una alla volta, semplice, grazie. È acceso? Sì. Riguardo agli analfabeti funzionali, che lei diceva che coprono il 40% circa della popolazione italiana, si può creare un progetto wiki che possa avvicinare queste persone a delle fonti più credibili e notizie più veritiere, senza fargli mettere davanti Wikipedia che magari è un'enciclopedia e questi qui si leggono le prime due righe e poi basta. Si può? Sì, direi proprio di sì. I veri problemi stanno che le persone devono imparare a riconoscere delle fonti attendibili. Tieni conto che, è un'opinione strettamente personale questa, allora per fare un progetto del genere avremo una difficoltà iniziale nel convincere la community che produce e avere altri utenti che producono. E dall'altra parte dovremmo provare a far vedere che Wikipedia è una fonte affidabile per tutti. Su questo un po' ci siamo, ma nella scuola, per esempio ti faccio un esempio stupido, mia collega, lavoriamo sulle wiki e a un certo punto la mia collega dice ai bambini cercate delle fonti per questa cosa, ma non usate Wikipedia che non è affidabile. Cacchio, se fai così... Cioè Wikipedia secondo me in molti campi è molto affidabile, anche se non viene mai spacciata per fonte primaria, ricordiamocelo, cioè Wikipedia è un'enciclopedia generalista e di quello si occupa, però avercene di italiani che si leggessero le cose su Wikipedia. E un'altra domanda legata un po' a quest'ultima cosa, sulla questione è venuta fuori un po' qualche mese fa, soprattutto in chimica, in fisica e medicina, la questione degli articoli ad accesso limitato, sia pubblicate su giornali, su riviste scientifiche che sono però a pagamento, diciamo. Secondo lei è meglio avere meno informazioni su Wikipedia ma tutte quante derivate da fonti libere e accessibili, oppure è meglio mettere un po' più di notizie, di contenuti ma che rimandano per esempio a questi articoli ad accesso limitato ma accessibili in modalità semilegali? Qui però io posso solo risponderti in maniera molto fideistica, io credo molto nella condivisione del sapere e quindi ogni libere. Volta che vedo delle limitazioni capisco che ci siano delle necessità, ritengo, per esempio una volta ho parlato con Banzi che è quello che ha inventato Arduino e lui mi diceva guarda i progetti di Arduino li condividiamo con tutti però non li pubblichiamo un mese prima perché sennò i cinesi ce ne fanno un miliardo di copie in un mese di tempo, li pubblichiamo il giorno che Arduino è nei negozi. Ecco, mettiamola pure così, cioè mettiamo pure il fatto che prendiamo alcune accortezze, però io credo troppo nel sapere libero e condiviso e non so, quando l'India si è rifatta i medicinali contro l'HIV, brava India, si è fatta una legge, mi dispiace, non credo che i fondi della ricerca manchino perché non possiamo vendere i brevetti, non ci credo, è una risposta troppo facile. In fondo la ricerca mancano perché lo Stato non crede nella ricerca, che è un'altra cosa. Ok, direi che... Ok, quindi... Grazie dell'attenzione. Ringraziamo il professore per buon lavoro, l'intervento. Chi mi segue. Grazie ancora.